tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Magari vi starete chiedendo come mai oggi ho detto bentornati e non benvenuti. Abbiamo fatto insieme queste creazioni in resina, infatti vi lascio qui la scheda. Se l'avete già visto, bando alle ciance e andiamo subito avanti. Sono curiosa tanto quanto voi e ho aspettato un bel po' di giorni prima di scoprire queste creazioni. Procediamo con ordine. Vorrei cominciare da questo in quanto avevo già tirato fuori queste due creazioni. Questa qui l'ho lasciata perché non è ancora completa. Piuttosto io uso varie tecniche per tirare fuori i cristallini. Se vi interessa un video a riguardo, scrivetemelo nei commenti che ne terrò conto. È riuscito abbastanza bene, devo dire, e questo l'avevo colorato con il colorante della Deca Transparent 0242 Hell Blue. Vi ricordate questo blu? E poi avevo messo questi brillantini che avevo preso semplicemente dai cinesi. Vediamo l'altro cristallino. Anche questo è riuscito abbastanza bene. E questo era una copia di quale? Mi sa che ho sbagliato, perché da sopra sono praticamente uguali, solo che uno è con la punta ed uno no, quindi ho sottovalutato lo stampo. Sì, perché effettivamente ci sono due buchini esagonali, però non mi ero resa conto che uno fosse piatto ed uno con la punta. E niente, epic fail. Continuo con questi. Allora, ne avevo fatti... Ah, che bello! È come schiacciare il pluriball. Ne avevo fatti due trasparenti. Questi escono fuori molto facilmente. Avevo fatto queste due sfere trasparenti e c'è qualche bollicina dentro che è troppo carina. Che bello! Sembra quasi ghiaccio. Poi ne avevo fatti due sempre col colore della Deca Hell Blue e li vediamo subito. Anche questi sono venuti abbastanza bene. E appunto vi dicevo che il colorante è quello della Deca, sempre con quei glitter che ho preso dai cinesi. Andiamo avanti con quelle lilla, che poi non sono proprio lilla, in realtà sono violette. Ma che cos'è questo? Ah no! Mi ero convinta di aver usato il colore violet della Deca e invece no, questa qui è la sabbiolina per i pesci. Per i pesci, per l'acquario più che altro. E che aveva indurito moltissimo la resina, però... Non sono malvagi. No, dai, carini, come orecchini sono carini. Passerei avanti con questo piccolino ed è la prima volta che lo provo e spero tanto che sia venuto bene perché ho un altro progettino futuro che vorrei fare. Oh, che cioccolatoso! Miam! Sì, è proprio carino! Adesso c'è questo stampo grande, prima di passare a quelli di Magic Creations Resin. Ogni volta mi impappino a dire questo nome, perché non è semplicissimo da pronunciare. Iniziamo dal biscottino, che viene via che è una meraviglia. Che carino! Come si chiamano questi? Oro Saiva? A parte che è lucido e io i biscotti li preferisco opachi perché sa più di biscotto. I biscotti non sono lucidi ovviamente, però la forma è davvero carina. Non è propriamente un colore da biscotto, anche perché ha dei brillantini un po' rossi e un po' verdi, però in sostanza molto bellino anche questo. E scopriamo anche questa creazione. Oh, quanto è spesso! Oh, carino! Ora devo colorare i dettagli col nero. È venuta qualche bollicina qui. Però penso che poi colorando anche questi di nero non si vedranno tanto. Però carino perché sta in piedi. Per ora molto soddisfatta di questo stampo. Ah, comunque ragazzi, questo qui l'avevo colorato con gli ombretti, se non sbaglio. E non sembrava così pieno il colore. Devo dire che sono veramente soddisfatta degli ombretti. Sono anche molto belli, cioè... Wow, promossi, veramente promossi. Adesso vediamo questo vasetto che non ho ancora ben capito di cosa si tratti esattamente. È molto semplice però. E anche questo molto carino. Ve lo voglio far vedere da vicino per far notare quanto è lucido. Motivo per cui ho preso questo stampo in realtà è questa teiera. Anche se qui c'è un eccesso e quindi dovrò toglierlo. E giro! Che bellina, che bellina!
Oh, ma che sono queste cose? Sembravano bolle, invece no, sono residui di colore. Mi piace come anellino, veramente, è troppo carino, fa ridere. Siamo arrivati dove volevamo. Adesso restano questi fantastici stamp. Allora, comincerei con questo di Basinga. Ehi, 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 andiamoci piano qua. Porca miseria. Ho visto che qualche pezzo di stampo è rimasto. Qua. Devo essere un po' più cauta. Aiuto, c'ho il terrore di rovinare gli stampi. Giriamo? No. 2, 3. Ah, bellino. Allora, lo stampo è bellissimo. Di presenza si nota di più la differenza fra il marrone e il giallo dorato dietro. Dalla fotocamera no. Penso proprio che vi posterò una foto su Instagram per farvi vedere meglio. Soddisfatta, quindi. Adesso vediamo. No, vediamo questo. L'indecisione fatta persona. Ho la sensazione che partirà qualche pezzo. Che ansia. Secondo me questa è venuta bene comunque. Il colore sembra molto bellino. Però ragazzi, bisogna fare un sacco di attenzione al tirarlo fuori. Forse ci siamo. Ok. E giriamo. Oh, bellissimo. Ho bisogno di togliere questi schifezzini qui. Questo effetto con la sabbiolina è davvero carino. Solo che mi sa non la userò più, perché fa asciugare troppo velocemente la resina e la rende troppo soda. Però questo risultato è davvero bellino. I brillantini saranno per sempre nelle mie mani. Andiamo avanti con questi due, perché sono trasparenti, quindi molto semplici. Qui è sbordata fuori un po' di resina, sempre perché qualcuno secondo me ha mosso il tavolo. Ragazzi, questo effetto vetrino è davvero troppo bellino. E ho fatto pure la rima. Guardate. Oh, sì, a parte questo pezzettino che non riesco a togliere adesso, va bene, ma abbiate pazienza, tanto ve le farò vedere anche su Instagram. E l'altro trasparente era questo di Harry Potter. E anche qui mi è sbordato un po' la resina. Cioè, in mia presenza non era sbordato proprio niente. Un fantasma si sarà fatto il giro della casa e avrà urtato il tavolino. Che bello! Sembra un ghiacciolino di Harry Potter. Capelli azzurri, capelli neri, capelli azzurri, capelli neri. Adesso vi faccio vedere la Nutellina. Allora, questa l'avevo colorata con gli acrilici, avevo mischiato due colori, è venuto molto bene, a parte questi grumi che però mi piacciono. Vi faccio vedere questo, che secondo me sarà uno dei miei preferiti. Mamma mia, cioè no, questo è stupendo, non mi potete dire niente, è meraviglioso. Questo è il colore della deca trasparente, è molto molto bello. E l'ultimissimo è questo qui. Se vi ricordate bene, io qui avevo usato due pigmenti spalmati direttamente sullo stampo, che è una tecnica che io non avevo mai usato. Mamma mia, questo è stupendo, lo sento, lo sento. Uno, due. Carina, sì! Allora, devo colorare le due zampette. Sì, per forza, perché questa qui non si vede quasi. Qui purtroppo è tutto nero, però è bello questo pezzo qui. Intanto sono molto soddisfatta di tutti questi stampi, veramente perfetti. Vi ripeto per l'ultima volta il suo nome, poi non me ne sentirete parlare più, perché lo so, mi starete già odiando. Magic Creations Resin. Non è stata una collaborazione e per me chi vale deve essere messo in primo piano. Ci vediamo su Instagram per farvi vedere queste creazioni sistemate, colorate, dettagli rifiniti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!